Salve a tutti e bentornati nel mio canale! Come scritto in community, per l'ultimo video dell'anno vorrei tornare con una serie che non continuo da mesi. E mi sto riferendo all'analisi dei personaggi delle serie, e per oggi ho deciso di concentrarmi su uno dei migliori antagonisti che abbia mai visto, ossia la bestia di Over the Garden Wall. Spero possiate apprezzare questo video, anche perché non mi andava di fare il solito speciale pure per Capodanno dove andavo a riassumere tutto l'anno, soprattutto perché, vi dirò, Capodanno non è proprio uno dei miei eventi preferiti. Detto questo, possiamo pure procedere con l'analisi del personaggio, ma prima, come al solito, sigla! La bestia è l'antagonista principale di Over the Garden Wall. È il mostro dell'ignoto ed è temuto ovunque. Il suo obiettivo è catturare i fratelli Wirt e Greg e trasformarli in alberi di Edelwood per alimentare la sua lanterna. Quando si trova nell'oscurità della foresta, la bestia è sempre mostrata in silhouette. Sembra avere una forma umanoide con una testa e un corpo coperti da un mantello. Vedendola si può anche ipotizzare che abbia delle corna. I suoi occhi di solito brillano di un bianco luminoso, ma possono anche apparire con pupille rosse e sclere, ossia la parte bianca che circonda l'iride, colorate di giallo, giallo chiaro e azzurro. Quando è illuminato, il suo corpo è fatto di quello che sembra Edelwood, con facce contorte e buchi che lo ricoprono interamente. Le sue corna assomigliano a rami di alberi. Il suo viso invece si rivela anche avere una bocca e un naso, ma senza orecchie. Ha inoltre delle braccia con mani lunghe. La bestia è un essere manipolatore e misterioso. È interessato esclusivamente alla propria autoconservazione e non è interessato minimamente al dolore e alla sofferenza che possono essere causati dalle proprie azioni. Quest'essere parla molto bene in modo pratico, tratti che usa per far cadere le sue vittime in un falso senso di sicurezza. È un maestro dell'inganno, visto che sa esattamente cosa dire per porre le persone sotto il suo potere. Di solito ha un temperamento equilibrato, ma minacciare la sua lanterna o sfidarlo troppo a lungo può fargli perdere la pazienza. La bestia ha anche la tendenza a cantare, ha infatti una canzone per tagliare l'Edelwood e un'altra diretta alle sue vittime designate. Il passato e l'origine della bestia sono sconosciuti ed incerti, ma è molto probabile che sia apparso in un determinato momento temporale ed abbia iniziato a tormentare gli abitanti dell'ignoto, avendo il potere di possedere tutti per realizzare i suoi piani, inclusi anche gli animali, come quando prese il controllo del cane di Beatrice nel primo episodio. Un altro esempio che abbiamo visto era quando Adelaide affermava di seguire le voci oscure della bestia. E nonostante ci fossero già molte creature ed esseri pericolosi che vivevano nell'ignoto, la bestia era il più temuto e il più pericoloso. Molto probabilmente quest'essere si è manifestato dalla disperazione nel corso della storia, e quindi cerca sempre di causare disperazione alle persone dell'ignoto. È l'autoproclamato proprietario dei boschi, attraverso i quali Wirt e Greg vagano, visto che nell'ultimo episodio dice a Wirt che suo fratello presto sarà una parte della sua foresta. La bestia porta una vecchia lanterna chiamata Lanterna Oscura. Non si sa quando la bestia l'abbia persa a causa del taglialegna, ma da quel momento in poi ha iniziato a perseguitare l'uomo, facendo infine un patto con lui per diventare il portatore di quest'ultima. Lo ingannò infatti facendogli credere che l'anima di sua figlia fosse tenuta in vita all'interno della lanterna, e che avrebbe continuato a vivere finché la fiamma di quest'ultima fosse stata accesa. Si presume quindi che la bestia abbia rubato l'anima della figlia del taglialegna. La lanterna è tenuta accesa dall'olio degli alberi di Edelwood, un tipo di albero che si forma quando la bestia cattura le anime dei bambini smarriti. Per molti anni il taglialegna ha tagliato il legno e raccolto l'olio da esso senza sapere la loro origine. Nonostante questo, però, il taglialegna, assieme ad altre persone dell'ignoto viste durante tutti gli episodi, avvertono sia Wirt che Greg della presenza della bestia nella foresta. Nel quarto episodio, I canti dell'oscura lanterna, il gestore della taverna avverte Wirt e Greg che è il taglialegna ad essere la vera bestia. Durante la sua canzone rivela anche che sta cercando dei bambini senza speranza per trasformarli in alberi di Edelwood, in modo che in seguito possano essere ridotti ad olio per mantenere accesa la sua lanterna. Quindi, la bestia fa la sua prima apparizione fisica quando il taglialegna si riprende dall'essere stato attaccato da Wirt e Greg dopo che lo hanno scambiato per esso. Ed è proprio in questo momento che viene rivelato che il taglialegna e la bestia hanno combattuto per la lanterna. Quest'ultimo chiede al taglialegna dove siano andati i due fratelli, ma lui si rifiuta di dirlo proprio per evitare che faccia del male ai due.
La bestia si ritira così nella foresta cantando in modo malizioso. In Il suono del campanello, ossia il settimo episodio, il taglialegna avverte di nuovo i fratelli, ma credendo ancora che fosse il cattivo, i due scappano, mentre la bestia appare nascosto dietro a un albero dicendogli che hanno bisogno di parlare. Alla fine dell'episodio, la bestia viene vista di nuovo insieme al taglialegna. L'essere gli dice che sono stati fortunati quando Wirt e Greg non hanno ascoltato il suo avvertimento all'inizio, poiché dice anche che sarebbe costato loro caro. La bestia gli chiede anche se gli importasse davvero dell'anima di sua figlia piuttosto che dei bambini, e lui risponde che voleva trovare un altro modo, oltre a contrattare le loro anime come se fossero dei gettoni, ma la bestia gli dice che c'è solo lui, solo la sua strada, solo la foresta e solo la resa. In Bambini della foresta, mentre Greg desidera tornare a casa insieme a Wirt grazie alla magia della regina delle nuvole, lei dice che ormai è troppo tardi per salvare suo fratello, perché è già la prossima vittima della bestia, e lei non può fare nulla per salvarlo. Greg quindi desidera sostituirsi come vittima al posto del fratello, e il desiderio viene realizzato. Il bambino viene quindi visto salutare Wirt mentre dorme e segue la bestia che era dietro di lui. Wirt così si sveglia e si rende conto di cosa è successo, mentre si sente cantare. Il ragazzo cerca di trovare Greg, ma cade in un lago ghiacciato nel processo. Nel finale, l'ignoto, la bestia viene vista per la prima volta mentre manipola Greg e gli fa perdere la speranza. Più tardi, mentre il taglialegna sta cercando l'olio per tenere accesa la lanterna, sente la bestia cantare nella foresta e lo raggiunge, solo per scoprire la vera origine degli Edelwood. Qua quest'ultimo fa un tentativo di prendere la lanterna dall'uomo, mentre stava cercando di liberare Greg dai rami. La bestia così continua a parlare di Anna, sua figlia, il che fa arrabbiare il taglialegna, che prova ad attaccarlo mentre viene deriso. Dopo che Wirt e Beatrice sono arrivati dove si trova Greg, la bestia batte finalmente l'uomo nella loro lotta per la lanterna. Ma quando Wirt la raccoglie per primo, quest'essere cerca di persuaderlo a diventare il nuovo portatore della lanterna, invece di combatterlo, promettendogli che l'anima di Greg vivrà come la fiamma ardente della lanterna. Wirt però rifiuta la sua offerta, e nota casualmente che la bestia è così ossessionata dalla lanterna quasi come se fosse la sua stessa anima catturata al suo interno. Quando minaccia di spegnere la luce, la bestia gli urla contro, confermando i sospetti di Wirt. Il ragazzo lascia la lanterna al taglialegna, che riesce così a capire di essere stato ingannato. La bestia cerca di manipolarlo per uccidere i ragazzi e ottenere più olio, ma il taglialegna invece si gira per affrontarlo, illuminandolo abbastanza velocemente da intravedere la sua vera forma. Vediamo così il vero aspetto orrorifico della bestia. È composta da una moltitudine di volti non dissimili da quelli visti sugli alberi di Edelwood. Il taglialegna contempla per un momento prima di aprire la lanterna e di spegnere la luce, ponendo fine alla bestia per sempre. Dopo la sua morte, l'uomo tornò a casa sua, e, non molto tempo dopo, sua figlia riapparve, confermando così che non era mai stata rapita, né tantomeno rinchiusa nella lanterna. C'è poi da notare che la bestia canta una canzone in stile opera mentre il boscaiolo taglia la legna, come si vede in Songs of the Dark Lantern. Un'altra canzone cantata dalla bestia può essere ascoltata nella puntata Bambini nella foresta, chiamata Come Wayward Souls, e la ritengo davvero un'opera d'arte, quindi se non l'avete ancora ascoltata, questo è il vostro momento. Ma quindi, cos'è, o meglio, chi è realmente la bestia? Innanzitutto, se avete visto il mio video dedicato alla serie, avete capito che è molto probabile che l'ignoto rappresenti l'aldilà. Addirittura troviamo numerosi riferimenti a Dante e alla Divina Commedia. Cercando su internet, ho trovato una teoria che sanciva che, se dunque l'ignoto rappresentasse davvero un posto dopo la morte, non sarebbe nemmeno così assurdo pensare che la bestia sia il diavolo. Molti fan, seguendo questa teoria, hanno così iniziato a guardare più da vicino gli altri personaggi dello show, e nello specifico le tartarughe. Le tartarughe in Over the Garden Wall sembrano possedere una sorta di magia oscura. Questo è evidente quando il cane di Beatrice impazzisce dopo aver mangiato caramelle sui loro gusci. Anche l'orna, ad esempio, impazzisce dopo essere stata molto vicino a loro. Pertanto, le tartarughe potrebbero essere un elemento chiave nel comprendere la bestia. Quando quest'ultimo viene presentato per la prima volta dal taglialegna e dalla gente della taverna, questo personaggio viene semplicemente descritto come uno strano mostro che corre nei boschi e mangia i bambini, ma non viene detto da quanto tempo va avanti. Una teoria suggerita dai fan è che potrebbe essere stato un viaggiatore solitario che camminava nei boschi ad entrare in contatto con le tartarughe, che l'hanno fatto impazzire. Poiché quest'ultime hanno un aspetto oleoso e lucido, un'idea è che questo viaggiatore abbia cercato di usarle come carburante per la lanterna. Una volta però che il viaggiatore è entrato in contatto con loro, quest'ultime hanno operato la loro magia oscura e hanno trasformato quello che una volta era un uomo perfettamente normale in quello che divenne noto come la bestia. Un indizio chiave di questa teoria è quando Wirt propone che la lanterna contenga l'anima della bestia.
Quando dice questo, l'essere fa sparire tutta la luce, e tutto ciò che Wirt può vedere nell'oscurità è la luce degli occhi della bestia. E, stranamente, sembrano essere gli stessi occhi del cane di Beatrice quando impazziva. E qua si conclude l'analisi di questo meraviglioso personaggio. Avrei voluto andare avanti ancora un po', ma siccome compare in una miniserie di soli 10 episodi, non è che ci siano tante altre informazioni da dire, visto che nella maggior parte degli episodi nemmeno compare. È interessante però notare come in soli pochissimi episodi Patrick McHale sia riuscito a creare un personaggio che non solo è cattivo, ma riesce anche ad attirarti facendoti credere che sia una buona persona, mentre in realtà sta solo pianificando di ucciderti lentamente. Incredibile. Detto questo, fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Vi è piaciuto come personaggio? E soprattutto, vorreste altre analisi dei personaggi dell'ignoto? Io nel frattempo vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste già fatto e di attivare la campanella qua sotto se non vorreste perdervi caricamenti futuri. Dunque, vi auguro un felice anno nuovo e noi ci rivediamo alla prossima. Bella!